Sì, salve. Questa è la recensione unboxing dei Facebook Ray-Ban Wayfarer Stories, gli occhiali praticamente fatti da Ray-Ban in collaborazione con Facebook. Per quanto riguarda la struttura, io adesso ho avuto anche i Ray-Ban normali, l'unica differenza è la stanghetta, sono le stanghette laterali che sono un po' più larghe. Per il resto, vediamo che vedete davanti, sono pressoché identiche, forse un po' più sporgenti qui che c'è la telecamera, però vedete è quasi invisibile. C'è il LED, vedete, che vi dice quando registra sia all'interno che all'esterno. Potete coprirlo facilmente con un pennarello nero. Qui ci sono le casse. L'audio si sente bene, però tranne quando siete ovviamente in mezzo al traffico, si sentono tutti i rumori circostanti, quindi la telefonata è sotto un po' disturbata. Per quanto riguarda i suoni, ci sono sia i suoni di sistema, e poi vedremo nell'applicazione potete mettere basso, alto o medio. Diciamo che se mettete basso, anche se qualcuno è seduto di fianco, voi non sente nulla. Stessa cosa per le telefonate. Io ho messo l'audio a circa il 50%, nessuno sente le telefonate che faccio, anche se si trova di fianco a me. Nella confezione c'è la custodia di ricarica, sia quella rigida con il cavo, vedete, USB-C, USB-C, che permette di caricare gli occhiali almeno 3-4 volte. Poi c'è sia anche la confezione morbida, il sacchetto, c'è la pezzuola per pulire gli occhiali, e beh, poi c'è tutta l'istruzione, la confezione. Questi sono il modello nero lucido con lente verde. Dovete poi scaricare l'applicazione. L'applicazione si chiama, vedete questa qui, View. Vedete, questi sono tutti i contenuti, vedete, potete scaricarli anche direttamente sul telefono in modo automatico. Qui potete inserire, vedete, prendere i preferiti. Poi, se vedete sulla foto, potete scaricare sul telefono, inviarla come messaggio. Poi qui potete, vedete, andare a regolare luminosità, ottimizzare, tagliare, oppure potete eliminare, oppure potete andare a creare un'animazione. Vedete, sui video potete fare il montaggio, anche delle foto, potete inserire le foto una dietro l'altra come se fosse un video, oppure sulla foto potete fare anche questa operazione, vedete, di potete aggiungere il testo sulla foto, oppure potete fare queste animazioni qui, questo è il motivo, oppure c'è questa qui, vedete, e c'è questa qui, metti a fuoco. Per quanto riguarda le impostazioni, vedete qui c'è l'account, prendete qui, andate nell'account, qui vi dice, vedete, che sono connessi Bluetooth, vi dice la carica al 94%, qui c'è l'aggiornamento degli occhiali, l'ultimo aggiornamento prevede di fare i video, arrivano fino a 60 secondi, non più 30, ovviamente premendo quindi due volte arrivate a un minuto. Qui ci sono spie e LED, vedete, LED di notifica, vi dice tutte i significati dei vari LED. Poi il LED della custodia invece mi dice, vedete, cosa significano la luce verde, completamente carica, non completamente carica, non carica. Con gli occhiali inseriti, dice occhiali completamente carichi, occhiali in carica con l'arancione. Poi c'è l'informazione sugli occhiali, qui ci sono tutte la versione, vedete, verde G15, questa è la lente verde. Poi c'è, qui si annulla l'associazione per gli occhiali, l'associazione Bluetooth. E qua si vanno a ripristinare le impostazioni di fabbrica. Quando riguarda i generali, qui c'è la preferenza di acquisizione, vedete, si possono importare automaticamente i contenuti, poi
però bisogna dare l'accesso, vedete, sempre alla posizione, quindi consuma un po' più di batteria. Salvare poi automaticamente, vedete, una copia sulla memoria del telefono, e poi vedete qui c'è la durata del video, è diventa 30 secondi o 60 secondi. Poi qui invece l'impostazione di Facebook, andate a collegare il vostro account di Facebook, qui c'è l'informazione sull'app, e poi qui c'è l'informazione legale se questo non ci interessano. Poi qui c'è l'assistente vocale di Facebook, qui vedete potete utilizzare i Facebook per fare aggiornamenti di assistant, personalizzare, vedete, la lingua e la voce, vedete potete inserire tono basso e calmo, tono alto e chiaro, tono medio ed energico. Poi qui potete vedere gestire interazioni vocali, cioè qui potete inserire dei comandi vocali e poi grazie all'intelligenza artificiale vedete Facebook li salva e ovviamente per i prossimi comandi sarà più intelligente. Qui potete andare a registrare, vedete, tutte le attività vocali, ma non è ancora abilitato. Qui c'è chiamate e messaggi, ovviamente vedete questa è una funzione che non è disponibile perché non c'è né la lingua francese né la lingua italiana, quindi penso che in un futuro aggiornamento anche per le chiamate e messaggi si potranno gestire le impostazioni. Qui potete scegliere il suono e il volume di sistema, io vedete ho messo basso in modo che se anche una persona di fianco a me non sente. Avvisi di sistema, qui potete vedere le notifiche push, per la batteria quasi scarica, spazio di archiviazione poco, avvisi della temperatura e aggiornamenti. Qui potete andare ad aprire le impostazioni, vedete, potete sul telefono, potete anche bloccarle. Poi c'è la luminosità del LED. Vedete, c'è sia il LED di notifica verso l'interno e quello rotto verso l'esterno. Posso modificare la luminosità soltanto per il LED di notifica. Interno, non quello esterno. Quello esterno non si può neanche spegnere, quindi perché ovviamente c'è sempre la gente comunque deve sapere che state registrando. Il metodo, bravito, passava un pennarello nero. Poi ci sono le impostazioni sulla privacy, vedete qui potete condividere altri dati, gestire le informazioni, salvataggio delle interazioni vocali, registro attività vocale. Poi c'è l'assistenza e il supporto, vedete qui potete contattare l'assistenza Ray-Ban oppure fare domande sulla privacy correlate agli occhiali, l'esplorazione del prodotto. Io fino adesso l'ho usato, diciamo che per le telefonate mi sono trovato abbastanza bene. Per quanto riguarda i video, sì, sono di buona qualità, non eccelsa, ovviamente. In condizioni di luce ottimale, di sera è un po' scarsa la qualità del video. L'audio già detto che è buono, il prezzo, diciamo che costano 329 euro, però già si trovano qualcuno a un prezzo inferiore, tipo 280, anche 250. Ovviamente poi dovete stare attenti se c'è la garanzia o meno, qualcuno li vende senza garanzia, qui c'è la garanzia di 2 anni di Ray-Ban. La batteria, vabbè, secondo dell'uso che ne fate, diciamo che qui vedete c'è anche il pulsante all'interno, qui, vedete che potete anche spegnere quando non serve in modo da recuperare un po' di batteria, che altrimenti il Bluetooth è sempre attivo, anche se non lo associate al telefono, comunque il Bluetooth è acceso. Se li spegnete recuperate un po' di batteria e questo pulsante qui, tenendolo poi schiacciato verso ovviamente la lente, parte la modalità di associazione Bluetooth, infatti diventa la spia blu. L'associazione quindi è molto semplice. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.